L'agricoltura, la difesa, l'agricoltura è sicuramente in una grande evoluzione. Un'evoluzione che è partita diversi anni fa con una selezione dei prodotti, una grossa revisione delle etichette, quindi è un mondo in evoluzione. Credo che l'agricoltura debba essere vista in una chiave moderna e gli operatori di settore, nonché gli agricoltori, devono viverla da protagonista e non subirla. Anche se qualche volta questo è un po' la morale, soprattutto a livello agricolo, degli agricoltori. Quindi noi da tanti anni, siamo la nuova edizione del convegno, cerchiamo di dare sempre informazione e oserei dire anche formazione a quello che è la nostra filiera. Ci piace trattare temi di attualità e soprattutto legati ovviamente alla produzione, commercializzazione, utilizzo degli agrofarmaci per la difesa delle produzioni agroalimentari italiane. È un tema molto sentito, l'abbiamo anche allargato un pochino ad altre tematiche, abbiamo coinvolto anche la distribuzione per una tavola rotonda che ci sarà domani, proprio per affrontare le tematiche legate alla distribuzione e assistenza tecnica per l'applicazione di queste normative che sono sempre d'attualità. L'agricoltura smart è il nuovo modello di agricoltura che sta emergendo in questi anni e che caratterizzerà i prossimi anni. Smart sta per un'agricoltura intelligente, ma in realtà è molto di più, è un'agricoltura che innova, un'agricoltura che va incontro alle aspettative dei consumatori, un'agricoltura sostenibile, perché oggi il cittadino consumatore vuole la sostenibilità. E sicuramente la parola smart è una parola che si basa su un fondamento importante, che è la conoscenza. L'agricoltore può essere smart se ha più conoscenza del terreno, del clima che ci sarà fra una settimana, fra un mese, fra due mesi, sulla conoscenza sulle malattie piuttosto che sulla genetica e soprattutto una conoscenza anche nell'uso delle macchine. Per questo si sta diffondendo l'agricoltura di precisione, l'agricoltura robotica, l'agricoltura digitale. Ecco, quindi l'agricoltura smart è un'agricoltura come un po' questo strumento che è uno smartphone, che si basa sulla flessibilità, sull'innovazione, sulla conoscenza, sulla capacità di essere attrattiva.